Ciao a tutti, oggi vi presento Sagostedda con Cibulda. Sagostedda è una tipica focaccia sarda fatta con cipolle, semola rimacinata e anche un po' di farina. Per fare questa focaccia potete usare le cipolle che preferite. Io in questo caso ho usato delle cipolle bianche, ma potete usare davvero anche quelle rosse, dorate, quelle che più vi piacciono. È una focaccia che deve rimanere sottile, quindi croccante in superficie e morbida e tenera succosa dentro. Ci vorranno molte cipolle per realizzarla, ma è proprio la sua particolarità. Infatti poi noi impasteremo anche con l'acqua dello spurgo delle cipolle, l'acqua già salata. Sarà davvero una focaccia estremamente deliziosa e gustosa. Potete gustarla così semplicemente oppure in accompagnamento con salumi o formaggi per un aperitivo, uno spuntino così veloce. Insomma, è veramente, veramente gustosa. Vi consiglio di provarla. Allora, come prima cosa dobbiamo pelare le cipolle e le dobbiamo tagliare in maniera molto, molto, molto sottile. Poi le metteremo dentro un colapasta con un recipiente sotto per la raccolta del loro liquido. Aggiungiamo qualche manciata di sale. E le mescoliamo con le mani per far sì che il sale vada un po' su tutte le cipolle. Dopodiché metteremo un peso sopra e lo lasceremo riposare e spurgare per circa un'ora. Scorsa un'ora di tempo di riposo, guardate quanta acqua hanno spurgato scusate, le cipolle. Questa è la quantità di acqua che poi ci servirà per impastare la nostra costella. Dopodiché sciacquiamo le cipolle sotto l'acqua corrente e le mettiamo a sgocciolare nella stessa ciotola dove avremo raccolto l'acqua salata, sempre mettendo un peso sopra e lasciamo così per un'altra ora. Trascorso anche quest'ora di riposo, dobbiamo strizzare le nostre cipolle il più che possiamo, mettendo poi l'acqua sempre dentro la ciotola dell'acqua salata. A questo punto mettiamo le cipolle dentro una ciotola e incominciamo a realizzare il nostro impasto. Vi ricordo che gli ingredienti li lascio scritti nella descrizione. Aggiungiamo la farina, la semola,
e mezza bustina di lievito disidratato di birra. Iniziamo ad impastare. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti, dopodiché aggiungiamo anche lo strutto. Amalgamiamo bene e poi insediamo poco alla volta l'acqua. Dopodiché è una focaccia che rimane piuttosto saporita. Se preferite, potete mischiare metà dell'acqua che sto inserendo io, metà acqua salata e metà acqua dolce. Ecco, l'impasto si presenta così, molto umido e appiccicoso, per via che ci sono tantissime cipolle ed è normale che sia così. Ora lo chiudiamo con la pellicola e lo facciamo riposare 5 ore, lievitare meglio, 5 ore. Se volete una lievitazione più veloce, aggiungete tutta la bustina del lievito di birra. Io per esempio l'ho preparata la mattina e l'ho infornata la sera. Ma voi potete anche prepararla la sera per infornarla poi la mattina seguente, ecco, meglio se riposa tutta la notte. Il nostro impasto è lievitato. Ora ungiamo una teglia e lo stendiamo. Sempre con le mani, non c'è bisogno di usare il mattarello e né aggiungere ulteriore farina, perché è un impasto piuttosto semplice da lavorare, molto molto delicato, basterà allargarlo così come sto facendo io con le mani per raggiungere i bordi della teglia, appunto. Non vi dico durante la cottura quanto profumo c'era in casa mia, cioè era un profumo eccezionale. Buonissimo, tutti non vedevano l'ora di assaggiare questa costedda. E alla fine, quando l'ho sfornata, è finita in un lampo. Veramente, veramente buonissima. Vi consiglio proprio di provarla. Ecco, una volta stesa, mettiamo un giro d'olio e poi lo spennelliamo con un pennello per far sì che l'olio vada in tutta la superficie, perché poi è quello che creerà la crosticina dorata. Chiaramente non ho aggiunto il sale nell'impasto, avete visto, perché praticamente l'acqua era già salata, quindi non c'è bisogno di aggiungere ulteriore sale. Adesso copriamo con pellicola e mettiamo a lievitare un'ora. Sempre dentro il forno, in un posto caldo, dentro il forno spento, che sia al caldo al riparo dalle correnti d'aria. Trascorsa l'ora della lievitazione, cospargiamo con la semola rimacinata per far sì che diventi bella bella croccante in superficie
e la inforniamo a 200 gradi con forno preriscaldato per 20 minuti. Ed eccola qui, la nostra bella costedda. Adesso la tagliamo insieme.